Con quasi 3.000 indagini tra il 2022 e i primi 5 mesi del 2023, le fiamme gialle di Basilicata alzano il tiro nel contrasto agli illeciti economico-finanziari. Investimenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, evasione fiscale nazionale e internazionale, riciclaggio, frodi sui crediti d'imposta e infiltrazione mafiosa nel tessuto produttivo lucano. Questi i capisaldi dell'azione della GDF riassunti nel bilancio operativo presentato in occasione del 249esimo compleanno del Corpo d'Armata. I numeri per una regione piccola come la Basilicata destano allarme. 803 gli interventi a tutela dei principali flussi della spesa pubblica, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, passando per i fondi europei e la responsabilità per danno erariale. Un dato che si riscontra anche nei valori dei sequestri di beni profitto delle frodi tentati su fondi statali e europei, quasi 4 milioni di euro il controvalore degli illeciti per i quali sono state denunciate 36 persone, dati snocciolati nel corso della cerimonia pubblica per l'anniversario della finanza, a cui hanno partecipato il prefetto del capoluogo Michele Campanaro, le autorità regionali civili e militari e una rappresentanza di tutti i reparti del corpo presenti sul territorio delle province di Potenza e Matera. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, il comandante regionale Gaetano Scazzeri ha posto l'accento sul dialogo con i cittadini. Molto spesso la superficialità ha delle conseguenze che non vengono immediatamente percepite. Non chiedere uno scontrino fiscale a un negoziante significa permettere a quel negoziante di farsi pagare le spese per la mamma ricoverata in ospedale da chi invece le tasse le paga.